Ragazzi, prima di iniziare questo video, io vi lascio qualche clip del neo acquisto Carlos Bacca per far vedere cosa sa fare e poi parlerò nel dettaglio di lui. Io vi lascio e ci becchiamo dopo con il video. Bella! E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Ci siamo tornati qui con una nuova news di mercato buona per il Milan. Finalmente abbiamo acquistato l'attaccante che ci serviva, il colombiano. Parliamo di Carlos Bacca, il centravanti del Siviglia. È un ottimo giocatore Carlos Bacca, ragazzi. Ha segnato anche due reti nella finale di Europa League, per ricordare. È un giocatore che nelle statistiche, ragazzi, segna, cioè su tre tiri fa un gol, quindi una statistica di rete davvero impressionante, quindi al vizio del gol, diciamo. L'abbiamo pagato abbastanza, diciamo, perché ci volevamo un po' sbrigare. Cagliari non ce la faceva più, infatti la trattativa era partita da una cifra di 22 milioni più Rami, ma invece Cagliari ha voluto procedere pagando subito la clausola rescissoria. Ha pagato la clausola rescissoria, che è di 30 milioni, e ci siamo aggiudicati quindi Carlos Bacca, superando il pressing della Roma sul colombiano. Carlos Bacca, come detto, è un centravanti con il vizio del gol, buona velocità, ottimo tiro, anche abile nel gioco aereo, è abbastanza buono, è un centravanti molto completo. Paragonandolo con Jackson Martinez, che sono due colombiani, li possiamo paragonare. Non so chi preferisco ancora tra i due, voglio vedere prima come si ambienta in Italia Carlos Bacca e vedremo quanti gol fa. Secondo me forse ci risolve l'attacco, però ricordiamoci che si perde per infortunio il colombiano Carlos Bacca, oppure magari lo vogliamo far riposare, si cambia modulo perché non abbiamo una punta vera e propria a parte Carlos Bacca, inseriremo il falso 9, Jeremy Menez, probabilmente questo. Quindi, o prendiamo un altro attaccante, un'altra punta, oppure se no al mercato per l'attacco è chiuso qui. Quindi questa è la mia considerazione sul giocatore. Per la cifra che abbiamo pagato è abbastanza pesante, però se voi andate a calcolare, ho fatto questo pensiero, che abbiamo rifiutato, abbiamo perso con Dobbiá e Jackson Martinez, ma se avessimo presi questi due appena citati avremmo speso 75 milioni, che sono tantissimi, e Galeano aveva detto io spendo 75 milioni in questo arco di mercato, e invece abbiamo risparmiato prendendo Bertolacci a 20 e il grandissimo Bacca a 30, quindi 50, abbiamo ancora 25 milioni. Credo che la pista Witzel sia tramontata, quindi bisogna cercare un altro centrocampista. I nomi sono Baselli e Soriano, i nomi caldi. Soriano quindi è stato già allenato dal tecnico Mihajlovic. Poi bisogna piazzare un colpo come difensore centrale, credo. Mihajlovic vuole un difensore centrale mancino, quindi probabilmente Abdenur, che ha le statistiche che piacciono a lui. E niente, questo è il mercato, in porta siamo a posto, dobbiamo piazzare altri due difensori centrali, magari un centrocampista che costi un po' meno, e niente, per me siamo a posto così. Poi si vedrà come giocherà Mihajlovic e tutto si vedrà più avanti in seguito con le prime partite di campionato. Spero questo video vi sia piaciuto, lasciate qui sotto un commento sul pensiero vostro di Carlos Bacca e dell'arrivo del colombiano, che secondo me può dare molto, molto importante, un acquisto molto importante della società. Quindi adesso si ragiona per anche un'altra punta, si pensa a Luis Adriano. Come ho citato prima, si può passare a un altro modulo se non acquistiamo un altro attaccante. Vi saluto, vi mando al prossimo video, bella, al prossimo video, bella!